I know what you want, and it's making me mad. Not gonna give it to you. Iniziare con un caro amico, quello che avete visto all'inizio con la sua street band, Stefano Lucignolo, veramente un armonicista strepitoso. Spero vi sia piaciuto vedere quel poco, insomma, che ha fatto lì in fiera alla SHG. Vi porto qui in fiera per fare questo giro breve, come faccio di solito e come ho fatto anche al Guitar Show di Padova. Qui siamo allo stand di Tommasone e ormai chi è stato un po' nelle fiere sa benissimo che quando arriva Tommasone riempie veramente camionate di chitarre. Siamo partiti con queste acustiche classiche, ne aveva giù di tutti i colori, acustiche classiche, folk, elettroacustiche, insomma, veramente tanto. Diciamo che ha portato anche Fender, Gibson, lui chiaramente quando arriva lui riempie. Qui era uno stand di usato, quindi avevamo le Player 2, le Player 1, io ho provato entrambe, provate insieme, vi dico che non ho trovato tanta differenza tra la Player 1 e la Player 2, però è molto soggettivo. Telecaster, io sono un amante delle Telecaster e qua ce n'era una più bella dell'altra, veramente molto molto belle. È stato difficile non portarne a casa qualcuna, però vabbè, insomma. Devo dire che le chitarre usate che c'erano in fiera, qui guardate che belle le Charvel, molto molto belle. Le chitarre, dico, che erano in fiera, le usate, quelli che hanno portato le chitarre usate, come in questo caso questo stand, erano tutte scelte in maniera molto accurata, perché erano praticamente pari al nuovo, pari al nuovo. Qui, che dire, qua è la Yamaha con l'humbucker al ponte e il P90 al manico, la Revstar. C'è chi la ama, c'è chi la odia. Personalmente a me non dispiace, è carina con quella colorazione. Le Gretsch si possono solo amare, che non esista una Gretsch che è brutta. Sisco, dove c'è una fiera c'è lui con le sue strepitose chitarre, molto belle, molto vintage, molto care, ma solitamente non le vende, solitamente lui le porta di lì per essere esposte. Le Don Able,
belle, sì, veramente belle le Donnable, mi sono veramente piaciute. Diverse conformazioni, vabbè, quelle con i Fullerton fantastiche, le V con i due humbucker, che dire, molto bella. Quella lì a sinistra così tipo leopardata, anche no, non mi ha fatto impazzire come chitarra, eh. Questa invece mi è piaciuta parecchio, il tipo di colorazione così in legno, molto bello, prezzo accettabilissimo, un po' particolari, ecco, il design sono un po' particolari, un po' originali. Ibanez, come non cadere nello stand Ibanez, è il minimo. E poi questa che vi avevo fatto vedere anche al Guitar Show di Padova, ma visto che era qui, perché non farvela rivedere? Guardate che bella, è strepitosa sta chitarra, è veramente una meraviglia. Continuo sempre sulla carrellata dell'Ibanez, perché anche qua le Ibanez sono, c'è chi le ama, c'è chi le odia, però a me sinceramente le Ibanez non dispiacciono affatto, sono delle grandissime belle chitarre, veramente molto molto belle. Ed eccolo qui, in ogni fiera c'è, questo è un artigiano pazzesco, veramente molto ma molto bravo, io ogni volta che c'è mi soffermo e gli faccio un video, perché fa delle chitarre strepitose. Chi è lui? Beh, lui è Biasibetti, praticamente dai flipper degli anni 70, quindi dalle tavole dei flipper del 70 lui ricava le chitarre, ma non solo dalle tavole dei flipper. Poi siamo soffermati a fare due chiacchiere. Se volete una bella intervista, andate sul canale di Umberto Ronco, lui aveva fatto delle interviste a Biasibetti interessanti, stupenda, eh? Chitarre fatte veramente, ma vedete che lì sono i tavoli sopra dei flipper e sotto le chitarre che riprendono il design del flipper, vedete, una genialata. Cioè, io credo che Biasibetti è un fenomeno su queste cose qua, veramente, questo con la ruota, con la Vespa, bravo, molto molto bravo. Bene, qua lo stand Guild, quando l'ho visto non potevo fermarmi, no? Perché è uno stand veramente bellissimo, fatto bene, niente da dire. Qua mi sono fermato perché, a parte questa Telecaster con questi Paisley stupendi, ce l'aveva anche il chitarrista di Elvis Presley, una chitarra simile, ma questo non è il chitarrista di Elvis Presley, ma è un musicista italiano, chitarrista italiano che comunque ha fatto la storia nella musica italiana, ed è lui, Iva Graziani. Insomma, un grande musicista a livello italiano. Queste sono, anche queste sono delle chitarre artigianali che non mi sono per niente dispiaciute. AGB, member of AGB. Questa qua sembra che ha 76 corde, io vabbè, le 7 corde, le 8 corde, non essendo proprio il mio genere musicale, non le amo tantissimo. Ma comunque. Anche qui molto belle come chitarre, quella lì a sinistra che richiama un po' l'emblema americano, no? Questo è il Ground Custom Guitar. Fantastico, guarda che bello il basso. Il basso è strepitoso, veramente molto molto bello. Design eccezionale, almeno anche qui a parer mio, chiaramente. Prendetelo con le pinzette quello che vi dico. Quello che non mi è piaciuto sono queste due Telecaster e una Stratocaster, e la Strato, le due Strato qua sopra. Non mi sono piaciute quelle chitarre perché avevano un relic fatto veramente col culo.
Questa invece di un ragazzo liutaio, gli ho fatto l'intervista, poi la manderò giovedì prossimo, la vedrete. E chiaramente vado a concludere la fiera con un caro amico, almeno così posso dire, col tempo siamo diventati amici, ed è Plick the Pick. Lui ha inventato di sana pianta questo modo di fare plettri eccezionali. In negozio da Firebird Strumenti Musicali Andrea Tradate ce li ha, se volete passare dentro per chi è in zona Tradate e provarli, ne acquistate uno, lo provate, sono plettri eccezionali, oppure andate direttamente sul sito di Plick the Pick. Poi anche lui, abbiamo fatto una bella intervista, andrà in onda a breve, che spiega molto bene dove è nata l'idea di questo plettro. Ebbene, la fiera sono andato a concluderla proprio con lui, Plick the Pick. Poi il suo sito è, adesso lo vedrete sul suo tabellone. Bene, spero vi sia piaciuto questo piccolissimo video. Avrei voluto farlo più lungo, ma poi insomma sarebbe prolungato un po' troppo. Noi ci vediamo per la prossima. Lunga vita al blues, amici. Buon proseguimento di giornata.